reti televisive danno una ampissima informazione di tutti i tipi e anche della televisione italiana. Non voglio saperne. Vorrei chiederti, ma come ti è sembrato quest'uomo? Pazzo, folle, sanguinario, furbo? Mica risolveremo. In un primo momento aveva deciso di sospendere. Riprendiamo la diretta. La cultura di, una cultura che si è insinuata in modo... Vorrei sapere quante corna porti tu. Ma io, senti, spero di portarne pochissime. Senti, guarda che tu stai parlando al telefono, ma ormai non ci sei più in trasmissione. Caro? Sai che? Caro? Ma cosa c'è? Sono senza mutandine. Non cominciamo con le spese, Siamo in attesa di collegarci con la prima notte di nozze della sposina. Il marito dovrebbe essere in arrivo a questo momento o a pochi metri di distanza. Probabilmente è in bagno in questo momento, che sta dando il suo profumo particolare Eau de Chasse by Cacarel. La vita è un sogno, i sogni aiutano a vivere meglio. Se lei questa notte potesse deciderlo, che sera. Le tentazioni e i compromessi a cui dovette sottostare prima che Hollywood finalmente la consacrasse diva. Diamo la colpa a Dio, perché per carità non abbiamo altri responsabili. Beh, vedrete che ci sarà anche qualcosa per i signori uomini dopo. Possiamo vedere qualche vignetta? Sicuro. Il Cesena ha perso 3-0 con l'Atalanta. Cari amici, ci vediamo tra poco. Rimanete con noi perché non si sa mai. lo credo bene. Le mie gambe sono imperfette, per esempio. E credo che uno dei successi deve... Mi pare. No, ti giuro, io ho il ginocchio sporgente, guarda, dico tutto quello che ho che non va. Ginocchio sporgente e la gamba leggermente a X. Però, essendo... No, è vero, se vuoi mi ti faccio vedere, guarda. Però... Fai vedere. Guardatela con attenzione, perché è stata curata e vista dagli occhi del grande... scusate, una piccola papera, però voglio dire... Allora, io a questo punto cederei, ci vorrebbe Rispoli in questo caso. Qui c'è Alba. Allora, la domanda per me è la più corta di tutti. Sai separare il sesso dall'amore? Sì, scusa mia. Ma se non sono innamorata, sì. Se sono innamorata, no. Alida Kelly, una nuova canzone. Doppio senso, doppio amore. Grazie. Ma non riesce mai a dire mia moglie, perché dice sempre Katia, quindi... Signora, per la partecipazione. Credo... Il resto è il popolo calabrese. Io penso che i due incarichi... Deborah Caprioglio, giovane e bella, detta Paprika. Non sapevo che anche voi apprezzaste questo tipo di arte.
di fronte a tutto ciò noi diciamo che non siamo... I luoghi stessi, cioè, della predicazione di Cristo, potesse essere lo scenario perfetto per il mio film senza il minimo cambiamento. Di quello che mi dice... E la verità, da quando il giorno non è più il giorno, da quando il sole non è più sole, da quando l'alba si è fatta strana, ho perduto la tramontana, da quando il vento mi ha sussurrato che lei va in giro col carro armato, da quando ho visto che fa l'indiana, ho perduto la tramontana, l'ho perduta seguendo lei. Per farti ridere un po', non è invenzione, ma è la verità. Da quando Eva mangiò la mela, ha combinato dei grossi guai, ma si aspettava una settimana, non perdeva la tramontana. E invece io sono qui che soffro, sono qui che lotto tra il bene e il male, e per il filo di quella lana ho perduto la tramontana. A proposito di parole, io vorrei farvi vedere una cosa assolutamente inedita che nessuno ha... Italiano, emiliano, perché proviamo per esempio a leggerlo in emiliano. Ciao, stasera son qui e me va a decantare perché... Ah, ecco perché non si capiva. Sì, esatto, è un documento rarissimo, rarissimo. Direi che questo delle parole è stato un problema un po' per tutti. Sì. Abbiamo visto anche Erta Kidd, che è una grandissima cantante, che si è trovata piuttosto in difficoltà. Comunque siamo sicuri che avrà modo di rifarsi, anche perché i suoi fans li ha in tutto il mondo. Quindi... Vacco, quindi non... Lei quale canzone avrebbe salvato, Anton? The song... So dire soltanto, song e save, che probabilmente vuol dire la netta, barba. Comunque... Lionel Lenton ha capito. Ah, per vivere. Direi che suona molto meglio il vibrafono. Comunque avrebbe salvato la canzone di Iva Zanicchi. Will, huh? Tonight we'll improvise on some of the pieces more. You know, I've been sticking to close to the melody, but tonight we'll get kind of, as we say in America, kind of wild, huh? You are going to play something more tonight on jazz, you mean? Yes, we are, yeah. Well, aspect you. Lenton, stasera ci permette di farci sentire qualche cosa in più di jazz. Ma il fisco, non so cosa mi ha fatto il fisco, perlomeno non ricordo. Io ho letto qualcosa, lei comunque ha più paura di Don Bachi o del fisco? Ma guardi che lei ha sbagliato la domanda, sa. Perché? Perché lei doveva chiedermi se ho paura del fisco. Allora, ho sentito dire comunque che fra lei e Don Bachi sarà firmata quella che definiranno la storica pace di Sanremo, è vero? Non credo. Neanche se Don Bachi le stendesse la mano? Ah, se lui mi stendesse la mano? Sì. Beh, certo. Certo che se lui mi stendesse la mano, allora le cose cambiano. Allora magari io potrei anche non dargli la mano. Questa, Don Bachi, è la conclusione di Celentano. Lei quanto conta di guadagnare coi dischi cantati da lui? Ma guardi, io con i dischi cantati da lui spero, anzi, di guadagnare molto poco. Poco perché?
È perché vorrei vendere della mia versione molti dischi, e allora spero di guadagnare con la mia versione. Io comunque credo che con i soldi... Completo infatti.